premiazione, questa cerimonia che è diventata, credo, il classico del riconoscimento per il valore dell'uomo. La piccola riflessione che faccio è che in queste ore, credo come molti di voi, abbiamo visto sui giornali un'immagine che ha colpito davvero, di un senza tetto sotto il colonnato del Teatro San Carlo a Napoli, morto durante la notte per freddo e per stelle. Allora, viaggiando ieri in treno, pensavo tantissimo, come mi capita di fare spesso, nei City Angels, all'amico fraterno Mario Furlan, pensando per esempio in questo settore che lavoro straordinario fanno. Proprio vero, signori, sapete che dentro quello che farete, al più povero dei miei fratelli l'avrete fatto a me. Io sono molto orgoglioso di essere amico di City Angels, che ringrazio anche il signor Sindaco me lo concede per quello che loro fanno in Toscana, continuando le propagini a domani cercando la comunità, quello che fanno loro in Toscana, perché è davvero una cosa straordinaria. Grazie Mario, perché mi hai dato sempre, come spesso che lo ripetiamo, l'opportunità di una personale anche riflessione. Sei ovviamente a te e sei dietro. E proprio a Mario Furlan vorrei dare la parola che ci spiega ancora una volta il senso profondo del premio di quest'anno. Mario Furlan. Grazie Cesare, grazie a Giuliano, il nostro sindaco, al comitato d'onore, alle testate giornalistiche più presenti. Io credo che questo sia un momento in cui abbiamo particolare bisogno di speranza. Basta guardarsi in giro, basta parlare con le persone intorno a noi e cosa ti dicono? Le cose vanno male, crisi economica, crisi politica, crisi finanziaria, crisi morale, manca la speranza. Secondo voi, faccio una domanda, è più facile vedere il bene o il male? Vero o no che è più facile vedere il male? Sì o sì? La risposta è sì. E allora avere un momento in cui poter incontrare delle persone che sono portatrici di valori positivi. Le persone che andiamo a premiare oggi sono persone che hanno fatto qualcosa di scomodo, hanno fatto qualcosa di rischioso. Ascolterete le loro storie. Chi ha rischiato la pelle perché ha detto no alla criminalità organizzata? Chi ha pagato di tasca sua per poter aiutare gli altri? Chi ha fatto una scelta coraggiosa? Io credo che noi come uomini cresciamo soltanto se facciamo qualcosa che ci crea disagio. Non c'è crescita nella comodità, crescita interiore soltanto quando facciamo qualcosa che ci fa mettere a disagio. Questa mattina parlavo con un mio amico, gli parlavo di questo premio e ha detto, sai, un personaggio che per me, per lui, è un campione, è Fabrizio Corona. Hai visto cosa ha fatto, che figo? Io ho detto, guarda, io non voglio giudicare a nessuno. Una persona con quella testa, perché comunque è una persona intelligente, è una persona che ha talento, ma che butta via i suoi talenti in questo modo, non merita il premio campione. Eventualmente merita un premio che inizia con la C e finisce con chione, ma un'altra. Noi crediamo in questi campioni, persone come quelle che tra poco incontreremo. Grazie perché ci fate sentire orgogliosi. Orgogliosi di essere italiani e, cosa ancora più importante, orgogliosi di essere uomini. Grazie. Grazie a tutti. E ora sono onorato di avere la parola al sindaco. No, io sono. Sarà molto importante riuscire ad essere presenti, pur tra mille impegni, a
questi momenti di gioia, di speranza e che guardano il futuro. Leggevo ieri una classifica, un'indagine che cercava, guardava e scrutava da molto seria la stima e la fiducia che gli italiani hanno nelle varie istituzioni e ai livelli più alti del volontariato. E questa sala oggi lo dimostra, perché l'anno scorso abbiamo potuto dare il premio ai campioni e campioncini in sala dell'orologio, perché io consiglio la più bella sala, ma nella parte come lavoro io, ma che è meno della metà di questa sala. Oggi abbiamo una sala straordinaria, questo vuol dire che il volontariato non solo ha la fiducia di tanti, ma soprattutto su tutti, le istituzioni, il sindaco, i cittadini e soprattutto coloro che più soffriscono della capacità del volontariato di essere acquisti, di essere capaci di dare generosità, di dare se stesso per gli altri, conquistano il consenso perché nella pratica dimostrano che guardano non dentro di sé, ma guardano fuori di sé e riescono a dire quello che è il loro valore, quelli che sono i loro desideri, quello che è la loro capacità di esprimere altruismo nella capacità anche di darlo concretamente. Chiaramente bisogna ringraziare Mario che ha 12 anni fa, 19 anni fa, sono tanti, tantissimi, mi ricordo che quando è partito ci eravamo anche sentiti telefonicamente, io mi occupavo allora di altro e però subito ho capito quanto era importante dare questo segnale alla città. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente lavorano per gli altri e sugli altri. E voglio raccontare, visto che oggi c'è stata qualche polemica sul fatto che passo nel mio corpo in bicicletta e c'erano i vari commenti mentre andavo in bicicletta e c'erano vari commenti e alcuni dicevano sì ma vai in bicicletta sono in campagna elettorale. Allora voglio raccontare un episodio che mi è accaduto alcuni mesi fa, prima ancora non si parlava di campagna elettorale, uscivo, non dico l'ora, era molto molto tardi, in bicicletta, ho preso la bicicletta qui, qua davanti a Palazzo Marino. Mi sono avviato verso casa e in piazza San Barbara di Corso Europa vedo un gruppo di voti che col camioncino che sta dando del cibo e delle coperte ai senza tetto, ai più bisognosi. Mi sono fermato e alla fine mi dicono ma sindaco cosa fa quest'ora? Io dico sono qua per ringraziare voi perché loro erano lì e mentre io tornavo a casa lavoravano per gli altri. Io credo che ringraziando voi ringrazio anche tutti i premiati di oggi, i premiati che sono espressione di una società viva, una società capace di essere presente nel momento di crisi, di dare quel contributo fondamentale per superare questa crisi che tutti stiamo vivendo, avendo sempre come punto di riferimento i più emarginati, i più deboli, quelli che altrimenti non ce la farebbero da soli. E sono tante storie, tante storie belle che adesso verranno raccontate, tante storie belle che partono dagli imprenditori che sono riusciti a fare della responsabilità sociale, quella che poi è all'interno dell'articolo 41 della Costituzione, ma che purtroppo non è uno degli articoli diciamo, che più sono realistici, sono effettivi nella concretezza del nostro agire, imprenditori che hanno, hanno avuto la capacità di dimostrare che con il loro lavoro, con la loro sono riusciti a arricchire il comune, il luogo, il territorio dove lavoravano e quindi di dare anche un contributo in aiuto a chi più ne aveva bisogno. Ho salutato prima di venire qua un sindaco che pure sarà premiato, un sindaco di una regione di cui troppo spesso purtroppo si parla solo per i lati negativi e invece con la sua presenza oggi a Milano, premio che mi è stato dedicato dimostra che invece in tutta Italia ci sono persone che danno se stessi per gli altri. Infine, io ho letto un po' tutto quello che hanno fatto coloro che oggi saranno premiati e devo dire ogni storia è una storia con esempio, è un esempio per il futuro che ha un seguito. Il seguito è nei campioncini, nei ragazzi
che pure loro, seppur più giovani, hanno iniziato però da giovani, come molti di noi hanno fatto, a fare volontariato e quindi a mettere sullo stesso piano la propria vita con la vita degli altri. Come comune stiamo lavorando benissimo con voi, c'è una simpatia enorme, c'è una capacità di lavorare insieme, abbiamo insieme, insieme a tutto il volontariato della città, Milano è la capitale del volontariato, non solo del volontariato, siamo riusciti ad aumentare il numero delle persone a cui riusciamo a dare nei momenti di freddo un tetto, una coperta, un cibo, ad aumentare i luoghi per assistere, abbiamo aumentato le unità di strada e grazie ancora a voi e a tutti i presenti che oggi in queste giornate, oggi c'è il sole, anche questo è un bel segnale, queste serate, le unità di freddo girano per la città anche per accogliere, per parlare con i tanti, almeno in un pochi, che addirittura vorrebbero stare a dormire al freddo quando c'è il rischio che poi al mattino non si svegliano, allora convincere. E quindi anche la parola è importante e non solo la coperta, anche la capacità di discutere, di confrontarsi, di convincere, e so che spesso ce la facciamo grazie a tutti voi, grazie a Mario, grazie a tutti i volontari che sono qua presenti e grazie soprattutto a chi oggi sarà premiato perché è un esempio che significa portare qualche altro ad avere la stessa modalità di comportamento, la stessa capacità di pensare più alla collettività e alla comunità che a se stessi. Grazie a tutti. Adesso senza chiedere di alzarmi farei una rapida carrellata qui, anche perché vi conoscete tutti, gli amici che sono presenti, cominciando da Daniela Iavarone che volte di fare una madrina di vari eventi, come dici tu, però quando Mario me l'ha chiesto io non ho potuto dirgli di no, perché lui si occupava degli ultimi della scala sociale ed è una cosa meravigliosa e mi sembra più giusto legare Sitienge agli amici della lirica di cui io sono presidente e infatti è stato binomio vincente perché ad oggi ci aiutiamo a vicenda e per sempre per creare una sinergia sempre crescere di più questo movimento di City Angel che è veramente la spina dorsale di Milano e in questa meravigliosa sala che rappresenta il cuore di Milano direi che ci stanno proprio bene. Giancarlo Corrado è il presidente onorario dei City Angel. Presidente, si può dire ancora una volta che dalla binata fra volontariato, istituzione e volontariato su questi vari temi funziona questo rapporto. In questo caso qual è la chimia che è capitata tra i City Angels e la città di Milano? Magica direi. Penso sia una cosa molto semplice, l'umanità. L'umanità che esiste in questi angeli di strada, l'umanità che esiste nella classe, chiamiamola così, classe politica, ma sono delle persone speciali che sanno portare avanti il bene per chi ha veramente bisogno. Grazie Giancarlo Giovanni. Ivana Spagna e Alberto Portis, due straordinari interpreti della musica italiana e compositori tra l'altro. Ecco, Ivana, fare musica è una cosa che ovviamente è straordinaria, però si cambia più belle e ti fa davvero sognare. Che cosa ti potrebbe ispirare come compositrice l'esperienza di una pagina d'amore così bella come quella che quotidianamente viene messa in atto dai City Angels? In questa città e anche in altre città. Sì, esatto. Guarda, sembra una cosa strana. Io in questi giorni sto componendo una canzone che si chiama Delsa Angel, ma ve lo giuro, è una cosa proprio ben iniziata. E io ti dico di più, allora, non so se si riesce a scrivere una canzone abbastanza bella, tanto quanto è bello quello che stanno facendo loro. Io sono veramente orgogliosa di essere la testimone della grazia Mario, perché faccio parte così anch'io di
e vi dico che fanno delle cose, io penso che lo vediamo noi tutti i giorni, quello che fanno con freddo, vanno ad assistere chi è in un momento di buio totale, chi è nell'abbandono totale, che non ha bisogno solamente di un posto per dormire, che loro glielo danno, non ha solamente bisogno di mangiare, ha bisogno di mangiare la loro anima. Ecco, la cosa importante per me, i City Angels fanno tanto, 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 perché sono quella luce in fondo al tunnel per tante persone. E una canzone bella così non si può spiegare. Grazie, Vanna Spagna. Abbiamo ringraziato tutti, vorrei ringraziare proprio la giuria.
composta dai direttori dei quotidiani di maggior rilevanza nazionale. Persone che personalmente o attraverso i loro delegati partecipano a due incontri. Il primo incontro che facciamo per la prima selezione delle nomination, usiamo un termine televisivo molto in voga, un secondo incontro dove si cerca sempre di arrivare all'unanimità dei candidati. Questo è un grandissimo merito del premio campione, le persone che vengono scelte sono persone che sono scelte da una giuria molto qualificata. Poi rispetto all'argomento che diceva il sindaco, noi sono tanti anni che organizziamo questo premio, ogni volta scegliamo una location più grande, ogni volta ci accorgiamo che i beni, meglio, le emozioni la riempiono, quindi non esiste in realtà una location tanto grande da poter accogliere tutte le persone che vogliono con noi vivere queste grandi emozioni. Io vi ringrazio e ripasso la parola.